politica e sociologica. Ben trovato De Masi. Grazie, buonasera a voi. Ben trovato Alessandro Giuli. Grazie. Allora, intanto De Masi mi aiuta, di quelli che abbiamo citato, no? Perché abbiamo citato diversi leader politici. Certo. Chi secondo lei abbandona oggi per tornare in tempi più propizi? La sua sensazione, ovviamente. Ah, secondo me quello che avrebbe più possibilità di tornare, perché è giovanissimo, è Di Battista. Certo. Ma io credo che non tornerà. Ah sì? Sì. Si è fatto questa idea. Ci ho parlato per pochissimi minuti, ma credo che sia veramente una scelta di vita. Quella che ha fatto lui, perché non aveva nessun motivo per abbandonare, era secondo me in fase di ascesa, aveva avuto delle schermaglie quasi vincenti, perfino con Scalfari praticamente, dimostrava un'ottima presa sul pubblico, poi credo che ci sarà spazio per tutti nel Movimento 5 Stelle, perché insomma... non mi pare che siano in declino, quindi prenderanno ancora più seggi in Parlamento. Sì, diciamo che i sondaggi ci dicono che invece insomma, sono in ascesa. Credo non aveva proprio nessun motivo di carattere di delusione, diciamo, complessiva. Quindi è una scelta di vita, è una scelta di vita molto interessante. E quindi potrebbe essere, cioè se è una scelta di vita è facile che non ritorni, che uno non torni indietro. Poi diciamo. Credo che sia una cosa aspetti, professor De Masi, perché qui nel frattempo a New York, come sa... Sì, stiamo monitorando l'esplosione a Times Square, cioè siamo vicini ad un modello di vita che di volta in volta è messo sotto accusa, De Masi. Beh, certo, è proprio l'opposto di quello che vogliono gli islamici, cioè il consumismo e in più il Natale, quindi due circostanze entrambi estranee al mondo e non solo estranee, ma contrarie al punto di vista. Però io non so se questi lupi solitari, come si chiamano, fanno poi tutte questi ragionamenti. A me sembrano ormai molto rozzi, non siamo più agli attentati. A quell'organizzazione che avevamo conosciuto l'11 settembre, noi torniamo sempre lì. L'11 settembre ha richiesto 3 anni di preparazione, ha richiesto di mandare in America a studiare pilotaggio, mi pare 11 persone, ha richiesto che queste 11 persone per 3 anni non smettessero di avere l'idea, che so, erano giovani, si potevano al limite innamorare, che so, e tornare indietro. E poi tutta la parte tecnica proprio, appropriarsi di 2 aerei. Siamo 2 aerei, lì furono, mi pare, 4 o 5. Sì, 4. Quindi siamo a livelli... Ecco, il fanatismo non prevede la possibilità di abbandonare, diciamo così. Per tornare al tema nostro, al tema iniziale, il fanatismo non prevede l'uscita di scena quando tu sei espropriato della tua facoltà di decisione, perché... Questo tipo di terrorismo è un terrorismo dalla forte matrice religiosa, senza dubbio, ma si tratta di una islamizzazione, di un radicalismo che esiste nelle periferie delle società occidentali, non è soltanto una visione della religione che porta dritto dritto al terrore, c'è anche un'organizzazione sociale dove pullula il radicalismo e a volte la risposta è quella di una narrazione religiosa cruenta e aggressiva. Fatemi salutare Nicola Piepoli, sondaggista, presidente dell'Istituto Piepoli. Ben trovato. Ovviamente la nostra scaletta è causa di forza maggiore modificata. Le chiedo subito però, già che ho il privilegio di averla ospite, quanto ha giocato in questi anni la paura nelle urne? Cioè quanto pesa poi quando si tratta di andare a votare? Per paura che cosa intende? La paura dell'altro, che è una paura che abbiamo misurato, no, rispetto all'immigrazione, la paura dell'attacco terroristico e quindi del migrante che io individuo come veicolo di quell'altra paura. Ma non si vive di paura nella vita, si vive di coraggio. Io sono d'accordo con lei, ci mancherebbe. Le chiedo però se questo poi si può pesare, no, nei sondaggi, se alla fine conta quando si va a votare. Molto poco. Conta semmai la rabbia nei confronti dell'avversario. Oppure nei confronti di una situazione che non è favorevole ai propri ideali o al proprio paese. E questo è avvenuto in tutti i tempi. Forse direi una cosa, perché Piepoli ci può illuminare in questo. Forse a livello individuale, poi si dimentica e si passa ad altro perché la vita naturalmente urge e chiede altre cose. Ma a livello collettivo, quell'inconscio studiato da Jung,
A livello collettivo invece sedimenta la paura e diventa proprio un mood, come un dicono gli americani, diventa un rumore di fondo che poi accompagna. E quindi una sorta di fastidio che ci accompagna, che ci fa essere anche più reattivi rispetto alle cose che non ci piacciono. Bisogna distinguere tra l'individuo, la reazione individuale e quella la reazione collettiva.